Il flop del Milan a Savona ha portato l'Inter in vetta. La vittoria sulla Lazio propiziata da un grande Lukaku a 300 gol in carriera. Il derby di domenica dirimerà la questione del primato. È stato un turno negativo anche per la Juve, sconfitta a Napoli sul rigore di Insigne al 100° gol. In bianconero ormai segna solo Ronaldo. Meret ha salvato forse la panchina di Gattuso. Lo Spezia, con i gol di Maggiore e Bastoni, ha messo sotto la capolista. La Roma è tornata terza grazie alla doppietta del suo goleador Veretout, battendo l'Udinese. L'Atalanta con Muriel ha vinto a Cagliari, appesantendo la situazione dei sardi. Anche il Sassuolo, passando a Crotone, ha affossato Stroppa. Il Torino ha inanellato il quinto pareggio con il Genoa, ma la classifica piange. La Samp ha vinto con Quagliarella e la Fiorentina è scesa ancora in classifica. Bene il Benevento a Bologna, pari meritato. Stasera Verona-Parma, altra gara delicata. E ora cominciano le coppe. Novità dall'AIA, gli arbitri parleranno.